chiarimenti e considerazioni sulla ricostruzione 3D di Catania greca. La ricostruzione 3D di Catania greca è stata accolta dalla stragrande maggioranza delle persone con entusiasmo e approvazione, anche perché buona parte di loro ha compreso da subito le intenzioni del lavoro, e cioè quello di dare un'idea alle persone dello splendore della città. Come più volte sottolineato ed anche dichiarato nel lavoro multimediale Storia e immagini di Catania greca, il sottoscritto ha esplicitamente ammesso la seguente considerazione: ricostruire Catania greca sulla base delle informazioni ad oggi a disposizione è un'impresa impossibile, tuttavia è possibile farsi un'idea dello splendore della città ai tempi degli antichi greci. Fatte le doverose premesse, c'è stata tuttavia una minoranza rumorosa che ha provato in maniera alquanto bislacca a svilire il lavoro fatto, montando critiche prive di fondamento che puntualmente il sottoscritto ha smentito o ha reso fini a se stesse, specificando la volontà di voler costantemente migliorare il proprio lavoro. La versione 2.0 di Catania, realizzata appena pochi giorni dopo il primo filmato, ne è la prova. Ma andiamo ad analizzare questi bizzarri falsi miti montati da chi ha provato a criticare un lavoro col solo scopo di svilire quanto fatto dal sottoscritto e dalle persone che lo hanno supportato nelle fasi di ricerca. Punto critico 1. Nella ricostruzione appare una città piatta, priva delle irregolarità del territorio. Falso. Premesso che il territorio di Catania è continuamente mutato nei secoli, nella ricostruzione è più volte evidente nei filmati una rappresentazione che presenta frequenti irregolarità del territorio, rispettando alla lettera le irregolarità del territorio, come ad esempio la salita verso la parte più alta della collina di Montevergine, punto nel quale si trovava l'acropoli, ma anche tantissime altre parti del territorio, come è possibile vedere dalle immagini. Ora la domanda nasce spontanea e la considerazione pure è inevitabile. Cosa dirà colui che ha affermato tale considerazione? Flipped Prof ha messo il monitor in pendenza per far apparire salite e discese. Di fronte a cotante bislacche considerazioni, c'è da aspettarsi di tutto. Detto questo, ovviamente, tornando alla considerazione, c'è da dire che colui che ha espresso tale critica non aveva evidentemente visto con attenzione i filmati, o non li aveva proprio visti, di Catania greca versione 1.0, dato che già in quei filmati erano evidenti salite e discese. Punto critico 2. L'acropoli non presentava alcun tempio ionico. Né vero né falso, non si può provare. Tale considerazione è del tutto anacronistica ai tempi d'oggi perché vale la regola del fino a prova contraria. Il punto critico è stato sollevato appoggiandosi a un mero pseudodato statistico. Di templi ionici nella Sicilia greca abbiamo le prove solo del tempio di Artemide a Siracusa. È stato ritrovato un capitello dorico che prova il contrario? La risposta è no, perché purtroppo ben poco è giunto ai giorni nostri di Catania greca. Se non di davvero importante e rilevante, è giunta ai giorni nostri soltanto la stipe votiva di Piazza San Francesco, della quale parleremo fra poco. Proprio per scongiurare qualsiasi possibile errore legato alla tipologia di stile utilizzato nel presunto tempio principale dell'Acropoli di Catania, la versione 2.0 del lavoro presenta un tempio dorico. È certo che se poi fosse stato in stile corinzio, avremmo certamente bisogno di una versione 3.0. Punto critico 3. Le posizioni dell'acropoli, dell'agorà e del teatro sono sbagliate, falso.
Nel filmato Catania 2.0 Ieri Oggi, ricostruzione ipotetica 3D della città greca, comparazione con la città oggi, tale affermazione è stata ampiamente smentita, comparando una foto satellitare nella quale sono evidenziati i luoghi nei quali si trovavano agorà, teatro e acropoli e gli stessi nella ricostruzione 3D. E ciò che è facilmente evidente è la perfetta sovrapposizione tra i luoghi rappresentati nel satellite e i luoghi rappresentati nella ricostruzione 3D. Ed è evidente pertanto la perfetta sovrapposizione dei luoghi ricostruiti in corrispondenza della mappa satellitare. Ma ora, sulla base di cosa tale affermazione bislacca è stata ricavata? Tale affermazione è stato il frutto di un bizzarro tentativo di svilire un lavoro oggettivamente madornale, e qui possiamo introdurre il punto critico 4. Il Tempio di Demetra si trovava vicino alla stipe votiva di Piazza San Francesco. Tale affermazione è del tutto strumentalizzante, premesso che esisteva un Tempio di Demetra a Catania, ma tale affermazione non tiene conto della premessa fatta nel documentario 3D, Storia e immagini di Catania greca, in quanto è stato ipotizzato un Tempio di Demetra nell'acropoli e nella ricostruzione è il tempio principale, del quale ho ricostruito gli interni, e non ha nulla a che fare con la stipe votiva, ma la motivazione dell'ipotetica attribuzione è legata proprio alla stipe votiva di Piazza San Francesco, nella quale in maniera ridondante il soggetto delle statuine rinvenute è Demetra, il che fa supporre che Demetra fosse una divinità importante per Catania, il che spiega perché nella ricostruzione 3D il tempio ipotetico è intitolato a Demetra, il tempio ipotetico dell'Acropoli. Inoltre si ricorda, per quanti non ne fossero a conoscenza, che nelle città della Sicilia greca vi erano più templi dedicati alla stessa divinità, e non solo uno. Ne è un esempio Siracusa, nella quale vi erano almeno due grandi edifici sacri dedicati a Zeus, uno fuori le mura della città e uno proprio nell'agorà della città. E se è vero che ad oggi l'unico tempio ionico greco siciliano certo è quello di Artemide a Siracusa, è altrettanto vero che a poche centinaia di chilometri a nord-est di Catania c'era Locri, nella quale vi era lo splendido santuario ionico di Marasà. Quindi la presenza di strutture ioniche nel sud Italia greco non è poi così raro. Punto critico numero 5. La statua di Demetra nell'Acropoli assume una posizione offerente e non sono mai state trovate statue di Demetra con questa posa. Falso. Premesso che la posizione della statua visibile nella ricostruzione può generare interpretazioni del tutto soggettive, è altrettanto vero che è vero che vi sono statue di Demetra in posizioni abbastanza simili a questa, o comunque in un possibile atteggiamento offerente, in diversi esempi di arte greco-romana. Ne sono esempi la statua di Livia, moglie dell'imperatore Augusto, rappresentata con gli attributi della dea Cerere, databile intorno al 20 d.C. e conservata presso il Museo del Louvre. È ancora più esplicita la posa che può essere interpretata in maniera offerente o comunque molto vicina alla statua che è visibile nella versione 1.0 di Catania, è la Demetra, conservata a Palazzo Altemps a Roma, Museo Nazionale Romano. Evidentemente però chi ha smosso tale punto critico non ha tenuto conto del fatto che la stragrande maggioranza dei soggetti degli scultori romani erano imitazioni di soggetti di statue greche, ed evidentemente sarebbe stato più corretto ricordare che l'arte greco-romana è legata da una relazione forte. È stato più facile paragonare questo lavoro in maniera molto semplice, come bere un bicchiere d'acqua a un cartone animato, e lì dove si invitava a una collaborazione volta a migliorare questo lavoro, il tutto è rimasto allo stato di parole, o comunque nel momento in cui il sottoscritto ha invitato ad approfondire il proprio lavoro ed il proprio operato con ricostruzioni 3D
che forniscono maggiori appoggi legati ai ritrovamenti, il tutto è stato evitato, è stato comodamente evitato. C'è da dire che il sottoscritto ha comunque tenuto conto di certe considerazioni, che in ogni caso sono il frutto di interpretazioni altamente opinabili e che ad oggi sono state ampiamente affrontate. In merito alla posa di Demetra nella presunta posizione offerente, ricordiamo che nei filmati Catania 2.0, ieri e oggi, ricostruzione ipotetica 3D della città greca, comparazione con la città oggi, e Catan 2.2, ricostruzione 3D di Catania ai tempi degli antichi greci video, è possibile vedere una nuova statua ricostruita partendo da una statuina votiva della stipe votiva di Piazza San Francesco, e ciò accresce il rigore scientifico della ricostruzione e la verosimiglianza storica. Ricordiamo che per accrescere il rigore scientifico della ricostruzione sono state ricostruite ben due statue di Demetra partendo dalle statuine votive della stipe votiva di Piazza San Francesco. In più è stata ricavata una rafittile partendo proprio dal cornicione che ha rinvenuto dei resti di figure femminili, e queste statue sono visibili all'interno della ricostruzione. In entrambe le versioni una statua che si trova nel presunto interno del tempio principale e l'altra statua si trova su Catan 2.0-2.2. È possibile inoltre, come già sottolineato, vedere un tempio dorico per smentire possibili critiche legate solo al calcolo delle probabilità, ma nulla di veramente certo. Detto questo, le bislacche critiche mosse a tale lavoro sarebbero ampiamente smentite. Tuttavia c'è almeno un altro punto critico da chiarire e mi sento in dovere di esporre alcune considerazioni legate al fatto che tale lavoro è stato etichettato un semplice cartone animato, in quanto non ha nulla di scientifico, ignorando le premesse del sottoscritto e ignorando che spesso illustri organismi divulgativi si servono di ricostruzioni 3D prive di fondamento scientifico, ma che servono per dare un'idea alle persone dello splendore di un sito. Ne sono esempi lampanti le ricostruzioni 3D delle sette meraviglie del mondo antico o di Atlantide, e in ogni caso qui stiamo parlando comunque di Catania greca, che comunque è realmente esistita ma che purtroppo non ci dà ad oggi molti punti di riferimento, proprio perché, come abbiamo detto, l'unico ritrovamento veramente di rilievo è la stipe votiva di Piazza San Francesco, che è stata ampiamente ricostruita dal sottoscritto, come ho chiarito, in diversi suoi reperti, proprio per aumentare il rigore scientifico di questo lavoro. Altro punto critico: non è certo che la forma del teatro greco fosse rotonda. Su questo punto non avrei neanche voluto difendere il mio lavoro, ma visto che le critiche smosse sul tempio ionico dell'Acropoli sono il frutto indotto di un mero pensiero legato al calcolo della probabilità, il sottoscritto ha valutato il fatto che i teatri greci erano tondi nella stragrande maggioranza dei casi. Va detto però, a onor del vero, che diversi teatri arcaici della Magna Grecia e della Sicilia greca presentavano una forma poligonale. Ne è un esempio il teatro arcaico di Siracusa, peraltro ricostruito dal sottoscritto. In ogni caso, non si può gridare allo scandalo se viene rappresentato un teatro in forma tondeggiante, visto che era molto probabile ed era la forma più ricorrente. Ed è molto probabile che anche in almeno una fase greca della città il teatro fosse così. Del resto è la stessa forma che è giunta ai giorni nostri del periodo romano. È il caso proprio di dire che ci si attacca alla virgola, per meglio dire agli accenti, visto che la corretta pronuncia della città greca Catania è Catanè. Il bello dei confronti è certamente quello del poter
affrontare un confronto con lucidità e con buon senso. Queste virtù e queste peculiarità ci possono aiutare sempre a imparare qualcosa, per quanto certi confronti sono solo nel complesso la dimostrazione che certe critiche spesso vengono smosse al solo scopo di svilire un lavoro fatto da una persona che non ha mai nascosto la volontà e il desiderio di poter migliorare, spinta dalla passione e dalla voglia di poter supportare le persone nell'ambito legato all'istruzione. Detto questo, posso dire di essere felice di aver portato a termine la prima ricostruzione 3D di Catania greca. Se poi un giorno ci diranno che l'acropoli non si trovava nella collina di Monte Vergine, il sottoscritto sarà ben felice di realizzare una nuova versione di Catania al tempo degli antichi greci.